Allora, come si diventa schiavi nell'antica Roma? Il modo principale per diventare schiavi nell'antica Roma era essere catturati durante una guerra o una battaglia. I prigionieri di guerra diventavano schiavi e poi venduti ai vari paterfamilia. Un'altra condizione, un altro modo per diventare schiavi era nascere da madre schiava. Quindi, se una donna era schiava al momento della nascita del bambino, il bambino automaticamente diventava schiavo. Nel caso la madre fosse stata schiava mentre il padre fosse stato un cittadino libero, il bambino in ogni caso sarebbe stato schiavo. Al contrario, se il padre era schiavo e la madre libera, i figli sono liberi. Anche se non fossero stati contratti giuste nozze, il figlio seguiva la condizione della madre, anche se il padre è libero. Il figlio invece nasceva libero se nel momento tra il concepimento e la nascita la madre fosse stata libera. Nel caso invece di condanna a morte o lavori forzati, si diventa schiavo della pena. Nel caso fosse un paterfamilia a diventare schiavo per qualche ragione, gli venivano confiscati i beni. Un caso invece particolare è quando un libero cittadino decidesse di farsi vendere come schiavo, truffando, un mercante o una persona, diciamo sconosciuta, si faceva vendere come schiavo e poi magari dopo, incassando, diciamo, il prezzo della vendita, dopo rivendicava il suo status di cittadino libero, ma in quel caso lui diventava comunque schiavo della persona che l'aveva acquistato. Il padrone comunque poteva concedere allo schiavo la libertà o la cittadinanza e questo veniva chiamato manumissione.